Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione, terzo appuntamento con l'informazione. Economia in apertura, scende ancora lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi sull'onda delle iniziative della BCE. Il differenziale è calato a 85 punti base, il tasso sul decennale del tesoro è all'1,045%, nuovo minimo storico. Dalla Germania però il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha affermato che i miglioramenti dell'economia nell'eurozona provano che il quantitative easing non era necessario, dal momento che ora le banche centrali diventeranno i principali creditori. Per Weidmann c'è il rischio che i paesi membri diminuiscano gli incentivi nell'approvare nuove riforme. Stati Uniti, nuove tensioni a Ferguson, nel Missouri, dove due agenti di polizia sono stati feriti da colpi di arma da fuoco sparati durante una manifestazione. Le loro condizioni sarebbero molto serie. L'episodio è accaduto poche ore dopo le dimissioni del capo della polizia chieste dalla comunità afroamericana dopo l'uccisione l'estate scorsa di un giovane nero disarmato per mano di un agente. Il caso Maro, il tribunale speciale di New Delhi incaricato di esaminare l'incidente che ha coinvolto nel 2012 i fucilieri di Marina, La Torre e Girone, ha preso atto che il caso è ancora all'esame della Corte Suprema ed ha quindi citato nuovamente le parti per il prossimo 1 luglio 2015. La lotta al terrorismo e la questione immigrazione, oggi se ne parlerà alla riunione a Bruxelles dei ministri dell'interno europei, alla quale partecipa anche il ministro degli interni italiano Angelino Alfano. Intanto, dopo l'offensiva di ieri delle truppe irachene, le milizie dell'ISIS hanno perso terreno a Tikrit, riconquistata dall'esercito di Baghdad. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 16 circa, vi auguro un buon pomeriggio.